Si accendono nuove speranze nella cura di uno dei tumori più invasivi dell'età infantile, il neuroblastoma. È la scoperta fatta dal Laboratorio di Oncologia ed Ematologia Pediatrica del Mayer in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze. Si chiama beta 3 adrenergico, il recettore capace di regolare il grado di differenziamento del neuroblastoma. A definirne il meccanismo molecolare è stato uno studio finanziato dalla Fondazione Mayer, realizzato dal Laboratorio di Ricerca di Oncoematologia dell'ospedale e dall'Ateneo Fiorentino, pubblicato sull'autorevole rivista scientifica internazionale Oncogene, che appartiene al prestigioso Nature Publishing Group. Dottoressa, questa scoperta importante, che cosa porterà di concreto poi per lottare contro tumori così invasivi come il neuroblastoma nell'età infantile? Allora, questa è una scoperta che potrebbe, perché siamo solo all'inizio, portare un tumore che è altamente maligno come il neuroblastoma quarto stadio, che è fatto soprattutto da cellule staminali altamente indifferenziati, a trasformarlo in un tumore benigno, perché inibendo questo recettore è possibile che le cellule staminali maligne di questo tumore vengano trasformate in cellule più differenziate, quindi più simili a neuroni e quindi meno aggressive per la crescita del tumore. Insieme al laboratorio di oncoematologia del Mayer, diretto da Claudio Favre, hanno collaborato allo studio Francesca Cencetti, docente di biochimica del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche dell'Università di Firenze, e altri membri del gruppo di ricerca coordinato da Paola Bruni, docente di biochimica, sempre dell'Ateneo Fiorentino.